Le news più fresche, scelte da noi direttamente sul nostro PC. Oggi è possibile grazie ai Really Simple Syndication, aggregatori di notizie lanciati ormai dai più importanti portali di informazione sul web e non solo. Li abbiamo provati per voi. In rete le notizie si inseguono alla velocità della luce e diventa sempre più difficile stare al passo con le ultime news. Per orientarsi in un universo tanto caotico si fanno largo già da qualche tempo gli RSS, Really Simple Syndication. Sono gli aggregatori di notizie, ideati per ridurre lo stress da overload informativo. I feed RSS sono flussi di notizie che si leggono con i feed aggregator, software gratuiti o a pagamento che raccolgono in un'unica pagina anticipazioni, pillole e news selezionate direttamente dai nostri siti e blog preferiti. Quotidiani online come La Repubblica o Il Corriere della Sera distribuiscono attraverso RSS il titolo, il sommario e l'indirizzo di tutti gli articoli pubblicati in home page e nelle varie sezioni. Cronaca, sport, economia, spettacoli, ma anche i commenti delle rubriche firmati dalle penne più prestigiose. Il meccanismo è semplice. Innanzitutto bisogna installare il feed aggregator sul proprio terminale. Basterà quindi copiare nell'aggregatore i link degli argomenti che più ci interessano e il software sarà in grado di scaricare news ad intervalli di tempo o su richiesta. Anche il motore di ricerca più famoso del mondo si è misurato con gli RSS, creando Google Reader, accessibile dalla pagina in inglese. Ma chi lo ha provato non ha risparmiato qualche critica. Yahoo è stato uno dei pionieri nel campo degli aggregatori, lanciando Mio Yahoo, un servizio che pesca le news dai siti e blog indicati e le organizza in maniera personalizzata. Tra i siti che stanno sperimentando i news aggregator, quelli dedicati al settore dell'alta tecnologia, come HTML.it e Zeus News. Non solo, persino i carabinieri hanno inserito nel proprio sito il famigerato rettangolino arancione. In ogni caso, se non volete perdere nessun flusso di notizie, potete contare su RSS Spider, motore di ricerca in grado di scovare gli aggregatori di tutto il mondo. Gli RSS, in effetti, rappresentano una importante chance di visibilità nel mare magnum del web, a discapito, c'è da dirlo, di chi sul web fa pubblicità. Perché non sempre chi legge la notizia va ad approfondirla sul sito originario. Anche se l'accusa che viene mossa agli RSS è quella di decapitare la notizia, spogliandola di tutto il suo fascino.